Salve a tutti signori ed eccoci alla review di una camera IP. Vi direte perché cavolo stai recensendo una camera IP? Beh, perché semplicemente non lo è, o almeno non è una normale camera IP. Syncam è l'azienda che me l'ha mandato, ovviamente ho scelto la versione con base rotante, proprio automatica e bianca, perché nera mi faceva veramente angoccia. E adesso andiamo a vederne le principali feature. Non voglio dilungarmi troppo sulla scheda tecnica per passare direttamente al pratico, però risoluzione 1080p, ovviamente può andare all'esterno, ovviamente può essere montata con staffe e viti che vi danno in confezione su un muro e quindi essere utilizzata in un'altra maniera, è angolabile in qualsiasi posizione, c'è un'app, si collega al wifi e ha una memoria interna rappresentata in realtà da una micro SD che però è praticamente fissa lì dentro, a meno che non vi mettiate a svitare e toglierla, ma insomma non vi consiglio di farlo, siccome ve ne regalano una da già 16 giga dentro e secondo me è sufficiente per registrare quei secondi antecedenti al misfatto che dovrebbe riconoscere in automatico. Infatti il concetto non è farla registrare tutto il giorno, anche se avete la possibilità di farlo, ma è di intervenire e registrare solo nel caso veda un malintenzionato o qualcuno che non avete registrato nell'app. Ovviamente userà la memoria interna se non è connessa a wifi, però c'è il cloud infinito dove può caricare, quindi il mio consiglio è anche connetterla a wifi, lasciarla lì e voi avete l'accessibilità anche dall'altra parte del mondo. Qui ci troviamo nell'app, la registrazione l'ho già fatta, è veramente di una semplicità incredibile, nessuno può registrare la vostra camera se non voi stessi, perché c'è un codice QR da far vedere alla camera stessa che quindi impedisce evidentemente a un malintenzionato di entrare e cambiarla, così come questa chiave a brugola qui o vite a brugola qui che dovrebbe impedire a qualcuno di accedervi. Non sono esattamente livello camera di sicurezza, sono delle IP camera un po' più furbe e basta lì. Qui nell'applicazione possiamo vederne diverse, in questo caso io ne ho una, se avete un impianto con più di queste, anche se ripeto converrebbe passare a qualcos'altro per fare una roba più complicata, potete vederle tutte qui. Se fate così, sostanzialmente aprite la sua schermata che funziona solo in landscape perché la camera sta registrando in questo momento in HD, però se metto full HD ne utilizziamo tutta la risoluzione e magari mi conviene anche girare il telefono. Qui potete fare al massimo le foto, i tasti sono molto piccoli in realtà, la cosa mi dà abbastanza fastidio, ma potete scattare una foto singola, potete scattare un video, sempre si dica scattare, e potete anche abilitare il microfono bidirezionale. Cosa vuol dire? Che se voi parlate qui si sentirà da lì, se loro parlano da lì si sentirà da qui. Saf! Ok, non mi sembra molto bidirezionale, in realtà mi sembra più un monodirezionale, però quello che ci resta da vedere qui è il fatto di poter aggiungere una faccia amica, come vedete l'ho già fatto, ripeto, la procedura è molto semplice, si fa direttamente con la camera stessa e l'azienda dice che ha una precisione del 99.4% in quanto a riconoscimento facciale, quindi avendo anche una risoluzione full HD mi immagino che da una certa distanza riesca a riconoscere che siamo noi e non ci mandi nessun allarme nel caso ci trovi in casa. Ovviamente le notifiche sono abilitate, quindi ci notifica che c'è qualcuno, però se è un componente della nostra famiglia mi sembra anche giusto che non squilli o non faccia nessun'altra cosa. Qui potete con private, ok, non è esattamente tradotto al massimo, semplicemente la bloccate. La parte magic qua sotto non capisco sinceramente a cosa serva, anche qui non è molto chiara l'azienda, preferirei lo fosse, anche perché nessuna review viene fatto vedere a cosa serve. Sostanzialmente questa camera riconosce se c'è un movimento di un animale e non lo becca essenzialmente, però visto che sono delle specie di add-on, come vedete li scaricate, scegliete la camera e glieli scaricate dentro, da quel che ho capito, però non lo so, la mia è andata in modalità pet quando l'ho selezionata, quindi sto cercando di riportarla indietro, ma ogni cosa che premi ti si presenta una schermata bianca, quindi l'app forse è leggermente da rivedere, non mi va di dargli il voto pieno come ha fatto tanti altri recensori che l'hanno semplicemente accesa e spenta. Ok, poi queste cose qui se non mi spiegate a cosa serve o cosa sto vedendo, io faccio veramente fatica a capire come utilizzarla e sono decisamente un utente più sveglio della media, quindi un utente, sì. Ultima cosa, nei setting potete sistemare luminosità, contrasto, saturazione,
eventualmente mutarla, girarla, casomai l'aveste montata così o così per girare il frame e renderlo dritto, potete farlo, bella cosa. Il LED potete disabilitarlo se volete, eccolo lì che ci dà la conferma, disabilitato, e potete anche abilitare o disabilitare il movimento. Questa cosa qui in realtà c'è scritta nel libretto di istruzioni, però francamente non l'ho capito, come tante altre cose che non sono molto chiare, e dovrete un po' scoprirvele da soli. Ok, eccoci qui al test vero e proprio, quello che tanti recensori si saltano perché tanto ormai gliel'ha regalata, ma che gliene frega. Praticamente la cosa più semplice che ricorda, non ricorda niente, perché non so se le altre camere IP effettivamente lo fanno, però è il monitoring di un oggetto specifico. Allora io ho messo l'oggetto volutamente lontano, la papera come vedete è là, proprio perché voglio che riconosca un oggetto non esattamente definito dentro l'ambiente. Infatti c'è lo sfondo anche bianco e se riesce a tenermi traccia di questa papera è veramente un campione, quindi io do ok. Esatto, come vedete la sta monitorando, adesso andranno a rubarla. E in teoria mi dovrebbe arrivare una notifica, giusto? Oh, object monitoring, eccola qua. Se ha rilevato una cosa del genere, lo vedete qui negli allarmi, fate un refresh e dovrebbe aver registrato i 15 secondi precedenti. Qui ha fatto due registrazioni, forse perché ha visto prima un movimento esatto della persona, senza neanche riconoscere, semplicemente un movimento, e la seconda volta ha visto che appunto l'oggetto si è spostato, quindi effettivamente funziona alla grande, anche come vedete con un oggetto che non era proprio a fuoco. Passato il primo test, c'è quello un po' più interessante, cioè quello dell'area di utilizzo. Come vedete, potete scegliere un'area fatta da un tot di punti, diciamo che prendo da qui, 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 a qui, me ne è sfuggito uno in più, vabbè, l'area è questa, la confermo e io, eccolo lì che conferma, io in quest'area qui vedo se entra qualcuno che dovrebbe riconoscere come umano, l'ha visto, ha rubato la mia papera, che non è più un oggetto segnato a questo punto perché è stato mosso, non dice niente, quello che farà effettivamente sarà di nuovo avvisarmi, quindi qui nelle notifiche, a parte quella del Cerbero, c'è appunto che la SIMCAM, mi piacerebbe aprirsi la schermata notifiche senza dover fare tanti refresh, vabbè, con qualche tocco, person detected. Adesso proviamo il monitoring con il riconoscimento facciale, quindi se riconosce la mia faccia ovviamente dirà che è entrata una persona, che si è mosso qualcosa, ci sta, però deve anche segnalare che effettivamente era una persona amica. A quel punto lì non so se si può differenziare quando la camera effettivamente fa qualcosa in caso veda un movimento e non faccia qualcosa in caso veda un movimento di una persona che riconosce. Quello che possiamo fare noi manualmente è questo come allarmistica. Ok, vediamo se mi riconosce. Io entro, sono un tipo losco. Dovrebbe riconoscere me stesso più la mia faccia, anche se io non lo guardo perché la registrazione della faccia è avvenuta in maniera diversa. Proviamo a muoverci, con diverse intendo da diverse angolazioni. Ecco, come vedete, person detected. Ovviamente, però anche focus attention, che non so perché l'abbiano chiamato così, sempre per la scarsa traduzione, immagino, e ha riconosciuto me, sostanzialmente. Non so appunto a cosa serva a quel punto lì, se la notifica la manda stesso. Secondo me l'importante è che più che altro ogni volta che vede un movimento nell'area lo segnali, e io penso che sia molto bravo a riconoscere cosa sono persone e cosa è un movimento che non c'entra niente. Però quello che penso io non importa, andiamo a collaudarlo lanciando la papera. Ok, eccoci qui pronti a fregare la fotocamera. Qui c'è l'area che controlla. Arriva un oggetto inanimato, un animale, qualcosa che non c'entra niente. Come vedete è rimasto là, però non deve averci segnalato nulla, appunto a livello di notifiche. Ora entra una persona, un movimento vero e proprio. Ovviamente l'ha riconosciuta, l'ha riconosciuta. E ci arriverà la notifica, senza dubbio. Magari aspettiamo un attimo perché mi pare proprio che l'abbia riconosciuta. La prima volta che è passato, non so per che motivo, nonostante abbia visto che c'era una persona che passava, non l'ha segnalato. Quando è tornato indietro, effettivamente l'ha segnalato. Quindi non so se c'è un delay tra
tra quello che succede e quello che fa. Quello che so è che è funzionato anche senza che la stessi guardando, quindi anche a telefono spento non gliene frega un cavolo, lei funziona perché funziona. Eccolo qui, infatti, il movimento l'ha visto. Strano perché prima è stato della stessa entità e comunque non è stato visualizzato. Probabilmente una volta che essa è fissata in un punto, non conviene muoverne l'inquadratura, ecco perché ovviamente va a fissarsi quei punti lì e se li monitora. Quello che non riesco a trovare è come far scattare il suo allarme, quindi il beep fortissimo che avete visto prima, nel caso veda una persona. Probabilmente non si può perché anche le persone amiche, diciamo, farebbero scattare questo meccanismo e per stopparlo bisognerebbe connettersi all'app, quindi sarebbe molto scomoda. Quello che fa è notificarvi, questo senz'altro, quindi al riconoscimento di il movimento di una persona, quindi diventa molto specifico e non per tutte le cazzate, vi avvisa. Secondo me è da gestire un attimo meglio l'app, però la camera di per sé funziona gran bene. Se si può chiamare difetto, la camera scalda un pochettino, però siccome deve essere totalmente impermeabile, ok, magari non è esattamente un problema perché è sigillata. Tra l'altro si sente che dentro c'è una ventolina che vi aiuta, ecco, o più che aiuta voi, aiuta lei a raffreddarsi. Un altro problema è che nonostante appunto abbia la base girevole, quindi se la forzate, ecco, non ha grip adesso, gira, automaticamente è difficile farglielo fare. Perché? Perché se voi andate sull'app, la aprite, la lanciate e fate quello che dicono loro, per farla girare, ovvero semplicemente premere ai lati, lei non lo fa e potete provare veramente in ogni punto. Ci sono riuscito solo una volta e un'altra volta invece ho premuto sull'allarme e mi sono spaccato i timpani. Ok, come conclusione, la camera stessa mi piace. L'app mi piace meno, alcune cose sono da sistemare, le idee sono molto interessanti, mi ricorda tanto quelle camere da sicurezza industriali che però, okay, utilizzano una scansione un po' più avanzata, però ci stiamo avvicinando, ovviamente il costo è tutt'altro, non le potete usare a casa, mentre questo è un oggetto che con 150-170 e fine lì con i costi vi dà una sicurezza direi anche di un certo livello. Al contrario di tante altre review, ripeto, senza sembrare troppo modesto, che l'hanno provata in maniera molto marginale e guardando prima ovviamente il video di Simcam e poi semplicemente ricopiandolo, vi ho fatto vedere che effettivamente fa quello che dice di fare. Tra l'altro anche un'ultimissima bella feature che mi sono ricordato adesso, però perché no, ve la butto dentro, la visione notturna è molto molto pulita. Ecco qui, questo è quello che si vede da una stanza totalmente buia. Vi sto dicendo totalmente buia, il dettaglio è incredibile. Cioè posso letteralmente leggere quelle scritte, pazzesco, pazzesco, veramente pazzesco. Signore e signori, se vedemo.